Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, eccoci giunti a questa quarta domenica di Avvento. Il Natale ormai è alle porte. L'aria natalizia si respira ormai e la gioia che caratterizza il Natale viene già fuori da quei regali impacchettati sotto l'albero. Ed è proprio in questo clima di festa, di gioia, di unione e di pace che il Vangelo di oggi ci racconta come è nato Gesù. Ci presenta appunto questa sacra famiglia, Giuseppe, Maria e Gesù. Così come tutto ebbe inizio, quella notte, la notte in cui Maria e Giuseppe diedero alla luce il Figlio di Dio. Fratelli e sorelle, ci tengo questa domenica con tutto il cuore a parlarvi di Maria e di Giuseppe e di Gesù come di un modello da seguire. Ci troviamo ormai immersi in un mondo dove i modelli da seguire sono tanti, ma completamente diversi da Maria, da Gesù o da Giuseppe. Un giovane di 16 anni non penserebbe mai oggi di prendere a modello da seguire e da imitare come stimolo per crescere nella sua vita San Giuseppe. Non credo che nessuno di voi che ci sta ascoltando penserebbe mai di prendere Giuseppe come modello di uomo da imitare. Perché? Perché Giuseppe non era muscoloso probabilmente, Giuseppe non era un uomo ricco, Giuseppe non era un uomo che aveva avuto tante donne, Giuseppe non era un uomo alla moda, non era un uomo che oggi la televisione ti mostrerebbe come modello da innalzare. Giuseppe era il contrario, era un uomo mite che viveva nel nascondimento, che nella semplicità però si prese cura del Figlio di Dio. Perché Giuseppe per noi deve diventare o dovrebbe diventare un modello da seguire? Pensate quanto è grande l'amore di Giuseppe per Maria. Nel momento in cui Maria gli comunica di essere incinta, Giuseppe non aveva avuto rapporti con lei. Quel figlio non poteva essere opera di un rapporto tra lui e Maria. È ovvio, il primo pensiero quale sarà stato? Che Maria lo avesse tradito. Ma la grandezza di Giuseppe si manifesta proprio in questo, nel momento della sofferenza, nel momento in cui pensa che la sua ragazza lo abbia tradito. Lui non alza la mano per picchiarla, lui non la allontana, lui non vuole che Maria possa essere minimamente esposta alla lapidazione, la pena che al tempo di Gesù era prevista per una donna che avesse compiuto adulterio. Per evitare tutto questo, per evitare che una ragazza giovanissima, a causa di un errore, venisse esposta a una morte pubblica, Giuseppe
decide addirittura di ripudiarla nel segreto. Decide di evitare, di mettere in una situazione difficile, in una situazione possibilmente mortale Maria. Tutto il contrario di quello che sentiamo oggi, tutto il contrario di quello che un uomo di oggi farebbe. Perché? Perché un uomo di oggi dinanzi alla possibilità che la propria fidanzata lo abbia tradito, reagirebbe sicuramente diversamente. Ma se la donna, se la tua fidanzata, se tua moglie la ami veramente come Giuseppe amava Maria, anche dinanzi alla sua caduta, l'amore non può scomparire. Ed ecco allora la scelta incomprensibile forse delle categorie di questo tempo, la scelta di non esporla alla morte. Fratelli e sorelle, non è solo Giuseppe il modello da imitare, ma anche Maria. Mi piacerebbe molto che le nostre giovani, le nostre figlie, potessero prendere Maria, la Vergine Maria, come modello da imitare. Ed è questo che in questo Natale desidero offrirvi, Maria come modello da imitare. Probabilmente Maria, alla stessa età di molti di voi che ci stanno ascoltando, quando diede alla luce Gesù, una ragazzina giovanissima, eppure conservò la sua verginità come un tesoro geloso, non andò a svenderla, non andò Maria a gettare via la propria dignità di donna, ma volle custodirla gelosamente per Dio, per donarla a Dio. Come stride terribilmente il racconto di Maria e del modo geloso con cui custodisce il suo corpo e la sua dignità con quello che ascoltiamo nei telegiornali. Poche settimane fa, adolescenti che spinte dalle loro madri decidono di prostituirsi, decidono di vendere il proprio corpo letteralmente per soldi, per una ricarica del telefono. Ecco allora che Maria dovrebbe diventare per tutti noi in questo Natale il modello da seguire. Tu, donna, tu ragazza, tu giovane, non gettare il tuo corpo, non metterlo in mostra come un oggetto da vendere in una vetrina, ma custodisci la tua dignità. Guarda Maria e comprenderai che cosa vuol dire veramente essere donna. Guarda Maria, la madre tua, la madre mia, la madre nostra. Colei che Cristo stesso ai piedi della croce chiama e donna, ecco tuo figlio. Lei è il modello della vera donna. Colei che comprende anche la giustezza di prendersi cura dei suoi figli, di suo figlio. Maria sia per noi il modello da imitare. Infine, fratelli cari, vogliamo prendere e guardare a Gesù. In che senso Gesù come modello da imitare? Perché proprio Gesù? Non solo perché lui si è incarnato, perché lui era Dio, ma quello che vorrei guardare è all'umiltà di quel bambino, alla sua semplicità. Ed adesso mi rivolgo a voi che ci ascoltate e che credete in Cristo. Annunciare Cristo, testimoniare Cristo, non vuol dire andare a cercare ciò che sconvolge l'uomo, ciò che può sconvolgere la donna, ma la semplicità e l'umiltà di una culla ripiena di paglia e di un bambino. Tutto ciò sconvolge perché il Figlio di Dio prende carne, il Figlio di Dio si incarna e si manifesta nella sua semplicità. Lasciati aprire il cuore e tra pochi giorni, quando sarà Natale, quando ricorderemo e celebreremo insieme la venuta di Cristo, questo bambino adagiato in una mangiatoia possa commuovere il tuo cuore di pietra, trasformarlo in un cuore di carne, e la sua nascita possa segnare e ricominciare a battere del tuo cuore. La sua venuta nella carne possa essere motivo per te di sentire
desiderio nuovamente il sangue scorrere nelle tue vene. La vita possa nascere nel tuo cuore e Cristo essere l'umiltà e la semplicità che caratterizzano il cristiano. E presto, tra qualche giorno, la gioia invaderà il mondo. La gioia sarà celebrata in tutta la sua grandezza, l'immensità di Dio, in un bambino. Sarà l'esplosione di festa che riempirà i nostri cuori. Buon avvento, buona conclusione d'avvento. E prepariamoci a celebrare insieme la festa gioiosa del Natale.